ringraziare il Sindaco De Magistris per le sue osservazioni e le sue parole, l'Assessore alla Cultura. Sono anche molto felice che sia presente qui il Ministro dell'Istruzione, la Direttrice del Conservatorio e tutti gli insegnanti. Questa sala e questo luogo per me è un luogo sacro, tutto il partito dal Conservatorio San Pietro Maiella. E il fatto che lei, Sindaco, abbia voluto consegnarmi questa onorificenza in questo luogo è un gesto di alta civiltà e di alta cultura, perché questo è il luogo dove i quattro collegi musicali napoletani poi si fusero nel grande Conservatorio di Napoli. Io non voglio essere polemico stasera, lo sono stato tutta la vita. Sì, ma la vita è stata per me comunque generosa, ma soprattutto è stata generosa dei miei genitori, perché ho avuto una madre napoletanissima, molto napoletana. Ma la napoletana della grande cultura federiciana, Federico II, cioè tutti credono, o no, tutti, non tutti fortunatamente, ma molti pensano, soprattutto all'estero, di confondere Napoli con forme folcloristiche che ci appartengono fino a un certo punto, ma ci appartengono quando noi vogliamo sorridere al sole, al mare, guardare al Vesuvio. Ma dentro c'è una forza, un'interiorità che viene anche da una storia che con Federico II di Svevia, che fondò l'Università di Napoli, appunto, ha reso questo popolo anche non semplicemente un popolo così che gridaiolo o col concetto di come si dice, insomma, campava, faceva tutte queste cose qua. C'è una sostanza formidabile. Mia madre e i miei genitori sono sepolti qui nel famoso quadrilatero di Santa Maria del Pianto, su, fondato da Maria Carolina. Lei era severissima. E mentre la gente pensa che i napoletani siano giardieri, non è vero, parlava pochissimo, fulminava una persona con gli occhi. Dormivamo su tavole di legno in materassi di crine e ognuno di noi si doveva fare il letto la mattina, prima di andare a scuola. Era napoletano, ma veramente. Cioè, ci ha insegnato e ha insegnato ai cinque figli una disciplina che è la disciplina partenopea. Questo mi ha permesso di girare il mondo e infatti io dico sempre con orgoglio che io non ho studiato all'Accademia di Vienna, non ho studiato alla Royal Academy di Londra, non ho studiato alla Juilliard School di New York. Sono diventato membro onorario dopo. Fortunatamente non solo membro, ma anche onorario. Però ho portato il nome di Napoli, che mi ha dato forza. Le radici sono importanti, le radici, le radici. Nel mio ufficio della Chicago Symphony ci sono due grandi fotografie che tutti quelli che vengono poi ai concerti vengono salutati di vedere. Una è una bellissima grande fotografia del Golfo di Napoli e un'altra fotografia di Castel del Monte, cioè il castello di Federico II, che fu re di Napoli e fondò, come ho detto prima, l'Università di Napoli, oltre a tutte le altre cose. Voglio dire ai ragazzi, agli studenti, di avere fiducia, come è stato detto prima. Però
bisogna anche che noi, dalla nostra generazione, e quindi mi riferisco anche agli uomini di governo, a tutti, che non basta dire semplicemente la parola cultura e di avere fiducia, bisogna che facciamo qualche cosa, a tutti, perché non basta. Non basta dire che cosa fa il sindaco o che cosa fa il ministro o che cosa fa, bisogna che siamo tutti. E dovere anche avere il coraggio di protestare, non dire solamente la parola cultura che si è svuotata di significato. Dietro di me io ho un gruppo di ragazzi che sono tra il meglio che l'Italia ha prodotto negli ultimi anni. Questi ragazzi, alcuni di loro nel passato hanno trovato posto in magnifiche orchestre, hanno vinto concorsi, eccetera, eccetera. Altri non hanno trovato proprio ben niente. E stiamo parlando del meglio che l'Italia ha prodotto nei conservatori italiani. Allora, dobbiamo solamente dire ai ragazzi abbiate fiducia o dobbiamo darci da fare perché questi ragazzi che hanno lavorato, che hanno studiato, che hanno creduto nella parola cultura e nel compito che la cultura ha di fronte alla società per renderla migliore, se non hanno uno sbocco, noi siamo colpevoli, noi siamo colpevoli. L'Italia è il paese della musica, ma è il paese dove non si insegna la musica, a parte le scuole specializzate. Molti di questi ragazzi che escono dai conservatori, se la musica fosse una materia fondamentale di tutte le scuole, cioè delle scuole medie, dei ginnasi, dei licei, delle scuole artistiche, molti di questi ragazzi, se non trovano posto nelle orchestre, perché le orchestre in Italia sono poche le orchestre. Io non voglio dire che dobbiamo essere come la Germania, dove in ogni città, in ogni piccolo paese c'è un'orchestra, o come in America, dove ci sono migliaia di orchestre, anche le community orchestras, cioè orchestre che nelle piccole comunità fuori dalle grandi città formano un'orchestra e hanno una stagione di concerti. Noi abbiamo pochissime orchestre, ci sono regioni in Italia, lo dicevo proprio l'altro giorno al ministro Franceschini, ci sono regioni in Italia che non hanno un'orchestra. Allora dobbiamo smetterla di dire la cultura, la cosa, questo, quest'altro, eccetera, eccetera, se poi dopo non c'è una realizzazione. Se noi mandiamo questi ragazzi per cui le famiglie hanno fatto sacrifici, per cui loro hanno fatto sacrifici e che molto spesso raggiungono il diploma con il massimo dei voti e la lode e poi dopo si trovano in mezzo a una strada a non sapere cosa fare, noi siamo colpevoli. Ma non basta una persona, ci vuole che tutto il paese faccia un punto su questa situazione. Io adesso in questi giorni riaprirò due teatri, quello di Foggia che è stato rimesso a posto del 1828 e quello di Altamura dove è nato Mercadante che è del 1800, alla fine del 1800. L'Italia è piena di teatri, è piena di teatri chiusi ed è un teatro con poche orchestre. Allora, fino a quando noi dobbiamo continuare a dire la parola cultura se poi dopo non c'è un'organizzazione nazionale che faccia il punto sulla situazione e voltando pagina da domani inizi un nuovo discorso serio, senza usare parole vuote. Quindi io accetto queste chiavi dal sindaco De Magistris nel nome della città che mi ha dato i Natali, e mi ha dato i Natali anche perché la mia famiglia viveva a Molfetta, perché mio padre era medico pugliese, ma mia madre voleva che i figli fossero napoletani. E allora io mi sono andato nel 41 in tempo di guerra, da Molfetta ho preso il treno e dopo 15-16 ore è arrivata a Napoli, ha partorito e poi dopo 14 giorni mi ha riportato a casa a Molfetta. E quando
questo concludo. E quando all'età di 14-15 anni, quando nessuno di noi, dei cinque fratelli, sapeva che avrebbe fatto un'attività che l'avrebbe portato in giro per il mondo, perché secondo le famiglie antiche ognuno diceva, il genitore diceva tu farai il medico, tu farai l'avvocato, tu farai l'architetto, eccetera, eccetera, a me dicevano che dovevo fare l'avvocato e siccome mia madre, siccome io parlavo sempre tanto, mi diceva che avrei fatto avvocato di causa persa. E allora, però... Voglio dire che quando verso 14-15 anni noi domandammo a mia madre, e questo l'ho già detto, quindi alcuni di voi l'hanno già sentito, ma con questo lo ripeto e finisco, gli dice ma perché facevi tutto questo sforzo di andare a Napoli? E dice perché non si sa mai nella vita, se girate il mondo un giorno e la gente vi domanda a New York, a Tokyo o a Londra, ma da dove vieni? E tu dici sono nato a Napoli, la gente... Ich bin.